questa che vuole essere in qualche modo la lista della società civile nella compagine, nella coalizione. Eugenio Giani sceglie l'espressione lista della società civile, ma Orgoglio Toscana somiglia tanto alla lista del presidente che aveva creato qualche malumore all'interno della coalizione di centrosinistra, tra i favori del PD e i mugugni di Italia Viva. Meglio usare il passato però, la coalizione unita, ribadisce il candidato presidente. Assolutamente no, i malumori li vedo in Forza Italia con le dimissioni di Mugnai o li vedo nella Lega con quello che sono stati tutti i movimenti degli ultimi giorni. Io vedo in queste sei liste un grande spirito di partecipazione, di entusiasmo, e lo abbiamo visto in questi giorni. Non parlate più di polemiche all'interno del centro-sinistra, perché siamo tutti compatti e uniti. Orgoglio Toscana è una lista di fedelissimi all'attuale presidente del Consiglio regionale. Alcuni hanno un lungo passato politico alle spalle, altri sono radicati, per usare le parole di Giani, nella società civile, nei suoi vari ambiti. Non fa eccezione l'agricoltura. Il mondo agricolo ha bisogno di risposte immediate, non si può più aspettare, è un settore che sta andando sempre più in crisi e sempre più in difficoltà. Io credo che abbiamo le possibilità in Toscana per recuperare in maniera decisa e forte questo mondo. Come dimenticare poi la cultura, da sempre cavallo di battaglia di Eugenio Giani? Il mio programma che ho cercato di sviluppare insieme a Gianni è proprio quello di cercare di dare una maggiore presenza dell'attività culturale, ma di sostegno vero in particolar modo a quella prodotta dalle giovani generazioni.